Era già stata collaudata dagli skaters dai primi giorni di settembre, ma venerdì pomeriggio è arrivata l'inaugurazione ufficiale. Stiamo parlando del nuovo skatepark di Via dello Sturzo. La struttura posta di fronte al CG Labirinto ha infatti visto tantissimi giovani armati di skate e roller che hanno dato vita a un pomeriggio all'insegna dell'urban sport. Al taglio del nastro, oltre al primo cittadino Eugenio Comincini, erano presenti anche l'assessore alle politiche giovanili Maurizio Magistrelli, il vice sindaco Marchetti, l'assessore alla cultura Mariani e l'assessore alle politiche sociali Rita Zecchini. Un'inaugurazione in grande stile che ha visto il CG Labirinto organizzare anche una gara di skate e un piccolo live dove si sono esibiti i giovani rapper della zona. Sono pronto ad affrontare ogni salita, come sempre ti arresto, ma adesso è un po' diverso, ma cambierà mai, almeno lo spero, dai! La struttura va ad inserirsi all'interno della riqualificazione del quartiere Haller e ha visto a luglio il rifacimento del parchetto per i bambini sul lato opposto dello skatepark. In questi mesi vedrà sorgere un campo da basket e un campetto di calcio a 5 sempre all'interno dello stesso parco. La presenza di centinaia di skaters è un'ulteriore testimonianza di come questo genere di sport sia particolarmente apprezzato dalle nuove generazioni cernuschesi e lo skatepark ha già dimostrato in poco tempo di avere tutte le carte in regola per diventare un importante polo di aggregazione per gli skaters della zona. Nel parco, ha dichiarato il sindaco Eugenio Comincini, sarà inoltre posata una targa dedicata ad Abdul Quiebre. Il giovane cernuschese assassinato in via Zuretti a Milano abitava infatti proprio presso il caseggiato Haller.